Buongiorno belli, buongiorno. Oggi vi racconto di uno dei libri più belli che io abbia letto nell'ultimo periodo. Intanto vi invito a seguire il canale, a lasciarmi un vi piace. Venite con me dopo la sigla. Eccoci con Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin, Edizioni EO. Un libro bellissimo. Io l'ho comprato, fa parte dell'unboxing che vi metto qua su nelle schede e poi giù nell'info box se volete andare a scovare tutti i libri che ho comprato un po' di tempo fa, che erano veramente una paccata e li sto finendo quasi tutti, sono quasi alla fine. Valérie Perrin, Cambiare l'acqua fiori, mi ha incuriosito tantissimo perché io sentivo parlare di questo libro nei gruppi di lettura. Su Facebook ci sono tantissimi gruppi di lettura e di lettori, veramente a me si è aperto un mondo. E tanti parlavano di questo libro dicendo l'ho finito, è bellissimo, altri dicevano l'ho appena comprato, cosa dite, lo inizio, non l'inizio, com'è, come vi pare. E mi ha incuriosito tantissimo, l'ho preso senza leggere niente, senza sapere di cosa trattasse, dicendo piace così tanto che devo leggerlo. Confermo, come vi ho spoilerato subito, è uno dei libri più belli che io abbia letto nell'ultimo periodo. È un libro completo perché parla di tante storie, c'è una protagonista che è Violette Toussaint, dove Toussaint vuol dire ogni santi, che di lavoro prima fa la guardiana di un passaggio a livello, poi va a fare la guardiana di un cimitero. Dietro al fatto che lei faccia la guardiana di un cimitero c'è una storia particolare e molto interessante. È un libro che tratta la vita e tratta la morte, ma la morte non appare, è ambientato in un cimitero, ma è proprio un sottofondo. Questa donna è leggera, è leggiadra, è gioiosa, lei è una persona che ha la gioia dentro. Infatti, una delle cose che a me più ha colpito di Violetta è il fatto che lei ha due tipi di abito, quello da sopra che lei chiama da inverno e quello dentro da estate. Cioè lei internamente a contatto con la pelle porta dei vestiti molto particolari, molto colorati, molto sgargianti, delicati, preziosi. E sopra si mette questa maschera, diciamo, da guardiana del cimitero, con queste cappe lunghe di colore triste, scuro, perché lei dice che deve essere nell'animo delle persone con le quali ha a che fare. È una donna meravigliosa, a mio parere, veramente una persona che sembra di conoscere, che sembra di stare con lei. È veramente comprensibile in tutto quello che fa si capisce cosa c'è. E poi, mentre ogni luogo è trattato come uno sfondo, cioè si svolge in un cimitero, ma non sembra nemmeno di essere in un cimitero, è nel nord della Francia, ma potrebbe essere in qualsiasi luogo. Invece c'è un luogo in questo libro che è spiccato, che è il luogo dove lei si congiunge al tutto ed è il Mar Mediterraneo. Diciamo più o meno a un terzo della storia, lei incontra quella che diventerà la sua amica del cuore, Celia, che la invita poi a passare le vacanze da lei nei pressi di Marsiglia perché ha una casetta su una calanca. E quindi un'insenatura vicino a Marsiglia, sul mare, e questo sarà il luogo dove Violetta andrà a trascorrere ogni estate.
Non vi dico perché, lo dovete scoprire. Però è l'unico luogo che viene descritto in una maniera prepotente. Proprio entri dentro questo mar Mediterraneo insieme a lei, nel blu di questo mare. Questa casa che è lì, dove si vive sempre con i piedi nella sabbia. Ed è proprio un luogo, un azzurro che ti colpisce, è proprio una pennellata di colore all'interno di un libro dove c'è questa figura coloratissima, piccola, minuta di aspetto, che si muove e che vive delle vicende anche tragiche, molto particolari. E poi c'è una bella storia d'amore, in realtà ce ne sono due di storie d'amore. È un libro dove si piange un po', io che sono una che piange per amore nei libri, non solo per amore ma soprattutto per amore. E c'è un'altra bellissima figura che a me ha colpito tantissimo in questo libro, che è Sasha, che io lo chiamerei il suo maestro, ma intendendo proprio maestro di vita. È proprio la famosa persona giusta che viene incontrata al momento giusto. Non è che diventano amanti, tutt'altro, però è la persona che le insegna come vivere, come andare avanti. E anche lui è una persona colorata. E la cosa che mi piace tantissimo di questo libro è proprio, si vede, sono grigi e colori, grigi e colori. È bellissimo e a me è piaciuto tantissimo. Anche il marito alla fine si redime, ecco, se questa è una domanda che può essere fatta, che avete già letto questo libro e vi potete dire, ma te marito? Secondo me il marito alla fine, tra virgolette, ci passa bene, perché pover'uomo pure lui, pover'uomo. Allora, io avevo parlato, cioè via, spero a breve di potervi presentare anche una recensione doppia di questo libro che dovrei fare con la mia amica Sara Missorini. Si era detto di farla insieme, vediamo se questa modalità di recensione doppia può venire bellina e vi può piacere. Intanto mi sono avvantaggiata perché lei non ha ancora finito di leggerlo, io ho già finito di leggerlo da un po', ho avuto tempo di decantarlo perché è un libro veramente complesso, che ti prende, che ti coinvolge e te vivi dentro il libro. È bellissimo, questi bagni nel Mediterraneo che li senti freddi, che ti senti proprio l'acqua mentre entri dentro il Mediterraneo e con lei vai a congiungerti dentro il Mediterraneo. Leggetelo, vi garberà, è bellissimo. Bellissimo, uno dei libri più belli che io abbia letto negli ultimi tempi, veramente qualcosa di... si merita la fama che ha, ecco, diciamo questo. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata, vi dico di seguire il canale, sono tutte le stesse cose, quindi non occorre che ve le ripeto, però se vi va di commentare se l'avete letto, fatemi sapere se vi è piaciuto, perché, come, eccetera. Alla prossima! Ciao ciao!